Questo disegno di legge ha avuto una vita abbastanza complessa, questo a dimostrare che tema stiamo toccando e quali possono essere le involuzioni connesse a questo tipo di problematica. Ricordiamo che c'era già un disegno di legge Mastella a suo tempo che parlava proprio di questa problematica, stoppato proprio per ragioni attinenti la discussione, la libertà di esprimere un pensiero. E parimenti si è ravvisato quando abbiamo cominciato a trattarlo in commissione. Subito ci si è accorti di quale difficoltà vi fosse nel contemperare gli opposti, per certi versi opposti interessi, da una parte di andare a punire quello che viene considerato anche dalla normativa anche pattizia europea un reato, cioè il crimine di negare un crimine, e dall'altro verso la problematica attinente alla libertà di opinione e la libertà della ricerca storica. Perché non è facile risolvere questa arcana convivenza, infatti, fra l'esprimere un'opinione, ma soprattutto fare delle indagini storiche, e non incappare in quello che potrebbe essere considerato una sorta, virgolette, di reato di Stato, cioè quello di negare l'accadimento di alcuni avvenimenti. Una difficoltà di cui in realtà si parla anche piuttosto recentemente, come recentemente si è avuto la possibilità di parlare veramente di revisionismo storico. Vi sono dei fatti, degli accadimenti che sono stati compresi nei nostri, inseriti nei nostri testi di scuola e dove molti di noi si sono formati, dei testi che sicuramente hanno scritto pagine della storia secondo la lettura di quello che si dice sempre del vincitore. Però vi sono stati degli altri accadimenti, degli accadimenti gravi. In questo disegno di legge ha dato l'occasione di parlare per questo efferatissimo crimine, questo efferatissimo e terribile episodio che è stato quello dell'Olocausto. Però non possiamo dimenticare tutti gli altri eventi, e sono piuttosto su questi eventi dove si può incardinare anche una discussione. Quando noi parliamo di quel terribile periodo che appunto ha coinvolto le zone fra l'Istria e la Dalmazia, dove sono sparite, massacrate migliaia di persone di cui non si sa nemmeno esattamente nemmeno il numero, sono stati 5.000, sono stati 11.000. È stata questa la situazione, quella riguardante le foibe, una pagina tristissima della nostra storia. Ma qui mi viene d'obbligo citare addirittura delle parole del Presidente della Repubblica, a suo tempo Napolitano, che nel giorno del ricordo del 2007 lui stesso parlò di congiura del silenzio, parlando delle foibe, e arrivò a dire: dobbiamo assumerci la responsabilità di l'aver negato o teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e ne avere rimosse per calcoli diplomatici e convenienze internazionali. Questa è l'occasione, infatti, di riaprire degli studi, degli approfondimenti su queste pagine di storia. Ma ritornando a parlare della problematica del negazionismo e parlando ad altri efferatissimi crimini avvenuti nella nostra storia, ricordiamo anche lo stesso eccidio degli armeni. Se noi pensiamo che, secondo alcune teorie sostenute dallo stesso governo turco, vi è proprio una problematica, e lo considerano ancora delle problematiche di interpretazione, se è vero o no che ci sia stato un genocidio, se poteva trattarsi di genocidio. Per quello diciamo quanto difficile è parlare di un reato di negazionismo limitato al fatto di dire è criminosa la condotta di colui che nega sic et simpliciter un crimine accaduto. E per questo è stato ben accolto questa rimodulazione del disegno di legge, nel prevedere non più l'ipotesi del reato di negazionismo come negazione di un accadimento, ma bensì di inserirla come un'ipotesi aggravante su un altro tipo di reato, quello contenuto appunto nella legge reale. E sotto questo profilo, infatti, prevedere un aggravante su comunque un delitto, ricordiamoci, un delitto che deve essere fondato sulla propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale, oppure l'istigazione, la discriminazione razziale, oppure l'appartenenza a un ceto. Questo già imposta in maniera diversa la problematica e può essere anche meglio accolto.
però non c'è dubbio che vi possono essere delle perplessità, più che non sull'aggravante, sulle perplessità proprio sul reato, la condotta presupposta. Vi sono delle ipotesi non facili contenute su questa fattispecie di reato. Non è facile proprio l'applicazione, perché poi, ricordiamoci, ogni qualvolta le maglie di una norma sono lasciate a una libera interpretazione di chi poi sarà chiamato ad applicarla, vi potranno essere di sicuro purtroppo delle trappole dovute a una discrezionalità lasciata, e quindi diventa difficile giustificare che cosa si intenda per cos'è la propaganda, che cos'è esattamente l'istigazione alla discriminazione razziale. Non è facile poi configurare in sé il reato. Quindi diventa lasciare quindi una maglia alla magistratura, e anche un onere a carico della magistratura di ravvisare, a nostro avviso forse si poteva risolvere diversamente. Cogliamo comunque l'occasione di dire che ciò che ci lascia un po' perplessi più che altro è il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale prevede una diminuzione della pena per quanto riguarda l'istigazione a delinquere. Sì, viene detto che però è una questione di omogeneità, di applicazione, ma non è, a nostro avviso, mai, sicuramente non è né il momento storico né la situazione giusta per prevedere delle diminuzioni di pena, delle ipotesi di beneficio nei confronti di qualsiasi tipo di reato, ivi compreso quella dell'istigazione a delinquere. Però noi torniamo a questa tematica e ricordiamo ancora di come noi con questo vorremmo parlare di una lotta contro, noi leggiamo infatti il titolo del nostro disegno di legge che dice: modifica dell'articolo in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Non so se effettivamente il contenuto di questo, della norma, possa essere obbediente strettamente alla rubrica dello stesso disegno. Non so se questo basterà per eliminare purtroppo ipotesi di genocidio, di crimini di guerra e quant'altro. Quindi non parliamo di reato di negazionismo, parliamo di questo caso di un aggravante, e auspichiamo che possa essere letta e interpretata da chi applica la legge con coscienza e con consapevolezza. Coscienza e consapevolezza che non può prescindere comunque da quello che è un attento studio e un continuo approfondimento delle tematiche storiche e di eventi storici accaduti. Non fermiamoci mai a quella che può essere una verità cristallizzata su un testo di storia o solo perché è stata sufficientemente diffusa, ma teniamo sempre un atteggiamento critico nei confronti di tutti quelli che sono gli episodi che sono già occorsi, perché noi siamo fatti di storia e delle volte c'è anche, come si può dire, la libertà di pensare anche il male. Anche se ritorniamo sempre a dire, io vorrei qui citare in conclusione al nostro intervento delle parole che erano state proferite proprio al tempo, proprio ancora nel 2007, dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, e che ci resti sempre come monito. Era un motivo per il quale noi abbiamo presentato l'ordine del giorno con il quale invitiamo e chiediamo l'impegno del governo a prevedere delle giornate di studio per approfondire la tematica, lo stesso di Martiri delle Foibe. Però ricordo ancora le parole che sono state proferite in quel tempo, quando dice che la società civile deve perseverare in una battaglia culturale, etica e politica, e solo così potranno essere creati gli anticorpi capaci di estirpare o a ridimensionare e emarginare le posizioni negazioniste. Quindi è la cultura che sarà la parte più importante, oltre alla previsione di un reato.